Vedere la tua, no? Ecco la parola a Simone Riprandi. Grazie Nicola e grazie anche a Rossella perché davvero mi dai l'input per dire alcune cose utili proprio per spiegare la mia metafora della radura, che è proprio il tema del controllo. Spiego brevemente il senso del mio libro e poi lo ricollego al tema, diciamo, dell'online, perché anche nel mio libro c'è una parte abbastanza sostanziosa sulle relazioni online. Ecco, scusate, parentesi, cioè, giusto per far capire da dove arriva questo libro, visto che io sono un legale, però comunque ho fatto anche un percorso con un dottorato di ricerca che mi ha poi fatto conoscere Nicola, che si chiamava, adesso non c'è più questo noto dottorato, che era Società dell'Informazione. Vabbè, era noto perché insomma il suo fondatore Martinotti aveva un certo pregio, e poi era interessante perché era un dottorato in cui si poteva trattare il tema del digitale, tutti i temi legati al digitale, alla digitalizzazione, con un approccio trasversale. E io ero la mosca bianca perché effettivamente il giurista di turno era una competenza un po' rara, però ecco, mi ha permesso di avvicinarmi poi ad argomenti e a letture più di carattere sociologico, psicologico, che la mia estrazione originaria non mi avrebbe portato a fare. In questi giorni poi mi sono letto anche un po' del loro libro e ho apprezzato, poi c'è una parte sul diritto della privacy, su come le relazioni nate online vanno a toccare anche l'aspetto giuridico, che a me quindi interessa anche dal punto di vista professionale. Però il tema del controllo che Rossella ha egregiamente presentato è esattamente il tema centrale del mio libro. Vi spiego, allora, la metafora della radura la si capisce leggendo proprio le prime tre righe della presentazione di copertina, cioè arriva un momento della nostra esistenza in cui la vita all'interno del castello che ci siamo costruiti non ci appaga più e si sente il bisogno di uscire ad esplorare la radura che ci sta attorno. Quel luogo simbolico ci disorienta e ci espone a pericoli, ma sentiamo che solo lì possiamo trovare relazioni autentiche e incontrare i nostri pari che come noi hanno avuto lo slancio di mettersi in gioco ed esplorare nuove terre. Quindi tutto il mio libro è basato su questa metafora secondo cui le vere relazioni, le relazioni autentiche sono quelle che si intrecciano e nascono nella radura e non nel castello. Il castello, diciamo, è la propria area di comfort, è quel luogo che ci siamo ovviamente costruiti a nostra immagine e a nostra, secondo i nostri parametri, e che quindi non ci può portare ad una vera relazione, perché se la persona che accetta di vivere all'interno del nostro castello non sarà davvero un nostro pari, ma sarà solamente un ospite, magari un ospite privilegiato, un ospite che avrà anche un ruolo di coordinamento all'interno del castello, ma pur sempre l'ospite di un castello che non è il suo, ok? E vi assicuro che di relazioni così io ne ho viste tante, oltre che sulla mia pelle, anche guardandomi attorno, amici, coppie di amici sposate, non sposate, che comunque hanno già una storia come coppia, e in cui capisci palesemente che tutto è nato perché uno dei due ha accettato di entrare nel castello dell'altro. Poi magari si è creato un equilibrio per cui questo ha funzionato, assolutamente, non sto giudicando da un punto di vista morale, sto dicendo solamente che almeno nella mia ottica, e quindi questo palesemente lo dico chiaramente nell'introduzione del libro, è un libro che non si pone come verità scientifica, ma porta un mio punto di vista personale, però nella mia ottica una relazione autentica che ti può dare davvero un senso di appagamento è quella che nasce nella radura, cioè quando tu accetti che quel castello che ti sei costruito è stato una buona parte della tua vita, è stato utile, però se vuoi incontrare una persona che ti faccia poi costruire un castello ancora più bello per tutti e due, devi uscire e andartela a cercare. Aspettare che venga a insediare, ad assediare il tuo castello, addirittura sono varie metafore che utilizzo, no? Cioè puoi scegliere di aspettare che il tuo castello venga assediato, oppure trovare dei modi per attirare nel tuo castello dei pretendenti, qualcuno che abbia piacere a passare del tempo. Però appunto il mio scetticismo è sempre nel concetto che quando qualcuno entra nel castello di un altro deve stare alle regole di quest'altro, ed ecco il discorso del controllo, cioè il titolare, il padrone del castello, il castellano che, o la castellana, cioè tutto è da considerare diciamo neutro rispetto al genere, il padrone del castello tendenzialmente sarà colui che vuole esercitare il controllo all'interno del suo castello, no? È colui che decide quando aprire le porte, quando alzare il ponte elevatoio, quando abbassarlo, quando armare le guardie per mandare via qualcuno, decide quando si fanno delle feste, dei ricevimenti, ok, che cosa si mangia all'interno del castello.
e quindi ovviamente il padrone del castello è colui che esercita il controllo. Quando questo padrone del castello si annoia e capisce che la vita del castello non la paga più, prende, si veste da semplice viandante, esce dal suo castello e si immerge, entra nella radura e si rende conto che la vita non è più così semplice come era nel suo castello. Perché? Perché non hai più il controllo, non puoi più sapere davvero chi stai incontrando. Ed è lì che nascono le vere prove di relazioni. Perché? Perché all'interno della radura, quello che succede online, no, come è già stato detto, nei primi incontri non sai bene chi stai incontrando. Tendenzialmente poi, quando trovi qualcuno che valga la pena avvicinare e con cui valga la pena fare un pezzo di strada all'interno della radura, scopri che anche lui veniva da un castello. Anche lui è un padrone di castello, quindi un tuo pari, che semplicemente prima di te aveva deciso di fare questo passo e di entrare nella radura e quindi accettare il cosiddetto mettersi in gioco, il fatto che per entrare in una relazione autentica bisogna davvero accettare di mettersi in gioco e abbandonare tutti gli schemi, tutte le, passatemi il termine, le comodità che la vita da singolo o da figlio viziato ci hanno accompagnato per la prima parte della nostra vita. Allora da lì ecco che la coppia, facendo un po' di strada insieme nella radura, può arrivare alla conclusione che sia il momento di costruire un nuovo castello insieme. Allora quello sarà davvero un castello per tutti e due, in cui non ci sarà uno dei due che ha un ruolo di ospite e di paggio di corte rispetto al padrone invece che lo ospita all'interno di questo castello. Ok? Quindi questa è un po' la metafora. E il tema del controllo è esattamente quello centrale. Perché? Perché uscire nella radura vuol dire accettare di non avere il controllo. Perché tu, quando sei nella radura, sei in una situazione in cui hai freddo, hai fame, hai paura, perché non hai tutte gli agi che il castello ti offriva e non sai chi incontri, puoi incontrare di tutto e una volta che l'hai incontrato non puoi decidere di mandarlo via quando ti pare, come invece potresti fare nel tuo castello. Quando una persona diventa sgradevole, non più gradita, gli fai semplicemente notare che la porta è quella e chiedi alle tue guardie di accompagnarlo gentilmente verso l'uscita. Nella radura questa cosa non può succedere e quindi il tema del controllo portato poi, questa metafora portata poi nel mondo digitale, cosa succede? Che quando una relazione nasce sui social, io vi assicuro che ho una certa esperienza di relazioni nate sui social, tuttora anche, c'è questa duplice valenza per cui la relazione sui social dà più controllo, per un semplice fatto, che io ho sempre quel magico tastino blocca, che immagino tutti conoscano, no? Quando la persona ti diventa particolarmente fastidiosa, sgradita, non più rientrante nel tuo ideale di partner, semplicissimo, un tastino. Non ti chiedono neanche, cioè, alcuni ti chiedono la conferma, altri social te lo bloccano istantaneamente. Da quel momento quella persona lì sparisce e soprattutto tu sparisci per lei dai social. E quindi tagli tutti quei contatti che potrebbero portare poi allo sviluppo e alla crescita di una relazione, oppure anche ai problemi che una relazione malata e nata con presupposti sbagliati può portare. Nel mondo reale, cioè nella radura, questo tastino non ce l'abbiamo. Io ho un'età per cui, insomma, le relazioni prima dei social e prima dei cellulari me le ricordo ancora bene, no? Insomma, vedendo le facce qua delle persone presenti, più o meno tutti si ricorderanno che quando volevi chiamare quella che ti piaceva, quello che non ti piaceva, telefonavi e rispondeva il papà o la mamma o lo zio e dovevi spiegare chi eri, no? Ok? No, questa cosa qui sembra da poco, ma è fondamentale, perché era già un'entrata nella radura, eh? Cioè assumersi il rischio di prendere e fare un numero di telefono e rispondere e sentirsi rispondere il papà che ti diceva tu chi sei, era già un passo nella radura che facevi quando avevi 11 anni, 12 anni. Adesso le nuove generazioni che invece hanno la possibilità fin dai 11 anni, 10 anni di avere uno smartphone che mette direttamente in comunicazione i due giovani, insomma un po' di questo lavoro glielo toglie, però aumenta appunto questa illusione, questa sensazione di avere un controllo costante delle relazioni dovuto al fatto, diciamo, dettato dal fatto che hai sempre questa possibilità di un tastino da schiacciare per bloccare. E questa è la parte del controllo. C'è però un'altra, cioè c'è un rovescio della medaglia di questo aspetto, che
e che ho letto tra l'altro una parte appunto nel loro libro, quello sull'aspetto della gestione della privacy nelle relazioni, che ovviamente la privacy sappiamo tutti che è un tema davvero messo a dura prova dai social media, e un sottoinsieme del diritto alla privacy di cui io come legale mi sono occupato è il cosiddetto diritto all'oblio, cioè il fatto che nel mondo reale sia semplice a un certo punto abbandonare all'oblio alcuni fatti della propria vita o della vita di altri che non vogliamo più ricordare, perché non sono più utili, non sono più piacevoli, non ci portano via energia inutilmente. Ecco, con i social media mi sono reso conto che l'oblio è sempre più difficile, cioè anche dimenticare quella persona che si è rivelata sbagliata, che ci ha fatto del male, che semplicemente non ci interessa più, diventa più difficile, perché anche se c'è il mitico tastino blocca, però c'è sempre qualcuno che ti dice: ah, ma sai che ho letto sul profilo di Tizio o di Caia che si è sposata? O sai che ho letto che questa ha scritto un commento su di te, e tu l'hai pure bloccato o bloccata, ma la notizia ti arriva lo stesso. Cosa che, se ci pensate, nel mondo pre-social media era molto più difficile che avvenisse, perché davvero dovevi avere un amico sadico e un po' bastardo, no? Sadico e un po' bastardo, che ti veniva a cercare al bar per dirti: oh, ma sai che ho visto l'Antonella con il Giuseppe che si baciavano al bar? E tu gli dai uno schiaffone e dici: grazie, chi ti ha chiesto di darmi questa fantastica notizia? Ma nei social media invece rimane, è abbastanza un classico screenshot: oh, guarda questa qua che è incinta. Ma mi è successo anche di recente, e io ho detto: non è mio. La risposta è stata, visto che era successo circa pochi mesi dopo, ho detto: guarda, ti posso garantire, ho fatto quattro conti, non è mio. Però ecco, magari avrei anche gradito non saperlo, ad esempio. E invece i social media ci portano proprio in questa direzione, che da un lato questa illusione del controllo, e quindi un non veramente essere nella radura finché la relazione rimane gestita sui social, e questa mancanza, questa difficoltà di far cadere nell'oblio alcune cose. Ultima annotazione, e spero che poi serva proprio per imboccare il prossimo intervento e il dibattito successivo. Mi è piaciuto molto, leggendo il loro libro, la parte in cui si spiega che le nuove tecnologie aiutano le situazioni di relazione a distanza. Non so chi ha scritto quella parte, in effetti ho apprezzato, io ho anche lì appunto esperienze di relazioni a distanza, ed effettivamente questo è un punto positivo delle nuove tecnologie, perché ti danno effettivamente quella possibilità. Io vengo da un mondo accademico dove sia io che i miei colleghi si sono trovati per almeno 5-6 mesi della loro vita a dover fare un'esperienza all'estero, ad esempio per fare il dottorato. Caspita, se c'è una relazione in quel periodo può essere pesante stare lontani per 4-5 mesi, 6 mesi. Il fatto di potersi vedere su Skype, di poter avere la chat su WhatsApp, di mandarsi il filmatino, le foto, effettivamente, come avete molto, molto chiaramente scritto voi nel libro, è sicuramente un'evoluzione. Questa è sicuramente un'evoluzione, quindi viva Dio che ci sono questi strumenti, e io posso dire di averli sperimentati positivamente. Come giustamente anche voi dite nel libro, anche lì ci vuole una certa maturità da parte delle due persone, cioè non si può pensare di sostituire la relazione col semplice messaggino o con la semplice telefonata o con la chat, però in una situazione di necessità in cui magari uno appunto è lontano per lavoro, perché è malato, per altri motivi, il fatto di avere anche questa possibilità e di saperla gestire con una certa maturità è sicuramente un punto di forza, secondo me. Niente, basta, spero che poi vogliate approfondire un po' la mia metafora sul libro, e ci sentiamo magari poi in altre occasioni. Grazie. Grazie Simone, e do la parola adesso a